Bene, allora adesso noi parleremo di un progetto che, come Rexando Bicipolitana Network, abbiamo portato avanti al primo bilancio partecipativo fatto da questa amministrazione comunale, che tra le prime in Italia ha creduto in questa possibilità. E quindi abbiamo partecipato con entusiasmo, andando praticamente a contattare tutti i migliori fornitori sul territorio per realizzare quello che era appunto il marketing territoriale visivo. E di questo ce ne parlerà Flavio Mantovani. Allora, prima di iniziare fatemi fare un ringraziamento a Fondazione di Comunità che nonostante tutto diciamo, è stata presente. Con il direttore generale, io che ho incontrato settimana scorsa personalmente, ero rimasto sul fatto di iniziare un percorso dialogante positivo. Rimarco ancora la nostra volontà affinché ciò diventi diciamo, una verità. E niente, sono sicuro che il nostro territorio con la sua progettualità saprà sicuramente coinvolgere fondazioni di comunità in progetti validi e che arriveranno allo scopo che anche questa sera ci siamo fissati. Sì, allora, come associazione noi abbiamo partecipato, come diceva Cremonesi, al primo bilancio partecipativo che il comune di San Donato ha realizzato diciamo 3 anni fa. Come andiamo a scrivere appunto nell'annata 2015-2016. Nel senso, noi l'abbiamo chiamato Visual City Marketing, in realtà si poteva chiamare anche marketing territoriale visivo, era ed è un progetto che secondo noi, non perché appunto essendo tra i vincitori della propria categoria, ha quindi anche riscontrato un certo appeal sul territorio, ma rimaniamo convinti che partendo da lì ci siano ancora delle possibilità affinché venga diciamo, preso in esame anche da diciamo, territori vicino al nostro. Perché no? Dopotutto nelle corde di Rexando è quello di non diciamo, rimanere vincolati a un territorio specifico, naturalmente essendo un'associazione sandonatese tutto nasce qui. Però diciamo così che la nostra finalità è anche quella di uscire dai nostri confini. Ricordo che furono giornate intense quelle di preparazione a diciamo, questo bilancio partecipativo e che ci videro fare diciamo, una riflessione proprio su quello che è il nostro territorio. Anche persone che vivono il territorio e che stanno sul territorio, spesso e volentieri però non conoscono proprio, diciamo, a fondo tutte le potenzialità che possono sprigionarsi sul proprio territorio. Noi siamo partiti da una diciamo, proprio valutazione anche dal punto di vista economico. Anche incontrando dei professori universitari, ci è stato detto che solitamente qualsiasi territorio potrebbe essere aiutato con una buona grafica e con una buona progettualità. Anche dal punto di vista diciamo, relazionale, a essere, diciamo, vuol dire, ad aumentare il proprio appeal, facendo solo anche cose, tra virgolette, diciamo, piccole e banali, del 7-10%. Che cosa ci eravamo, diciamo, prefissati noi 3 anni fa? Ci eravamo, prefissati di far conoscere il territorio in una maniera diversa, in una maniera più, diciamo, completa e che andasse a sanare alcuni vulnus che magari ci sono. Questa è proprio la interfaccia grafica con la quale noi siamo andati a chiedere il voto. Il nome, appunto, come abbiamo detto, era il progetto di marketing territoriale visivo e diciamo così, il titolo era Visual City Marketing. Possiamo vedere appunto nella schermata iniziale quelle che sono poi delle componenti molto molto importanti del nostro territorio. Diciamo così, abbiamo visto, possiamo vedere il logo di Eni, la multinazionale numero uno del nostro paese, che qui ha il suo quartier generale. Possiamo vedere il logo del gruppo San Donato, una realtà ospedaliera, diciamo così, conosciuta in tutta la Lombardia, perché in pratica ha sedi sparse su tutto il territorio. Possiamo vedere il Pratone. Il Pratone è l'area non costruita, è la seconda area non costruita più grande d'Europa.
E quindi ecco, avevamo messo nella pagina iniziale tutto quello che poteva andare così a solleticare un po' anche le attenzioni dei magari sandonatesi un po' più distratti. Questa è praticamente la scheda progettuale con la quale abbiamo partecipato al primo bilancio partecipativo come associazione. Ah, bene, c'è naturalmente il nome del gruppo Bicipolitana, c'è il nome del referente che allora ero io, c'è una descrizione del nostro progetto, c'è la motivazione, c'è il progetto To Cure e soprattutto una cosa molto molto importante, vale a dire che fin da subito siamo andati a esemplificare e a rendere visibile quale sarebbe stato il costo di questo progetto, perché un qualcosa di positivo che dobbiamo dirlo è quello che naturalmente essendo soldi dei cittadini, questi soldi dovevano essere rendicontati in una maniera virtuosa e poi però naturalmente qui abbiamo anche voluto segnalare quello che è stata poi diciamo il risultato finale. Noi partecipammo, arrivammo terzi, quindi diciamo così abbiamo goduto alcuni finanziamenti. Naturalmente il nostro progetto era stato stimato in 18.000 euro, al nostro progetto sono stati dati poi 4.800 euro e quindi diciamo che non è stato realizzato in toto, però quello che è stato realizzato, quella parte che è stata realizzata era quella che noi volevamo fosse fatta. Sotto abbiamo la scheda progettuale e quindi così è. Allora, che cos'era il nostro Visual City Marketing? Diciamo che Bicipolitana, che può essere diciamo, definita a tutti gli effetti una costola virtuosa dell'associazione Rexando, è quella parte di Rexando, quel dipartimento culturale, che si occupa della mobilità dolce, soprattutto ciclabile, e che mette in pratica delle buone pratiche affinché diciamo così, la nostra finalità venga espletata. Quando noi siamo nati, il 23 maggio del 2015, avevamo diciamo, un nostro pallino, vale a dire quello di rendere più fruibile, più conosciuto, quello che noi chiamiamo il percorso aureo sandonatese. Cos'è il percorso aureo sandonatese? È quella diciamo, direttrice che va a congiungere la metropolitana di San Donato milanese, che pur chiamandosi San Donato non è in territorio sandonatese ma milanese, con il GSD, vale a dire il gruppo San Donato. È una direttrice lineare che diciamo così taglia trasversalmente tutta la nostra città e che però secondo noi non è particolarmente riconosciuta dal punto di vista proprio pratico e della fruizione. Quindi tenete ben presente il percorso aureo, come scriviamo qui, dalla M3 all'ospedale di San Donato milanese. Cosa siamo andati a fare noi? Siamo andati a fare una valutazione di tutte quelle che possono essere, di tutte quelle che erano e sono ancora tutt'oggi, dei punti principali che durante questo percorso vengono incontrati. Quindi noi abbiamo, partendo dalla metropolitana, come scriviamo, lo vedete in basso, metropolitana San Donato, Parco Enrico Mattei, Piazza Santa Barbara, negozi di Via Alfonsine, Quarto Palazzo Uffici, Onnicomprensivo, Laghetto, Ospedale di Via Morandi e poi, anche diciamo dietro all'ospedale, Ospedale di Piazza Malan. Diciamo che forse la resa grafica non è delle migliori perché noi abbiamo estrapolato il nostro PDF che vi sto presentando stasera dal sito di Bicipolitana. Se però voi diciamo così, purtroppo in Cascina Roma la copertura diciamo di internet non è possibile averla, quindi non avendo il wifi la cosa diciamo preferibile sarebbe stata quella di andare sul sito di Bicipolitana però. Ok, allora se si può collegare con lo spot, chiedo a Fabrizio se mi fa la... Sì, forse è meglio diciamo come risulta, e così anche per voi sarà più facile, se voleste informarvi, andare sul sito. Funziona l'Excel, non serve. Ti ricordi lo slash tu? Ecco. No, è così. Facciamo così. Benissimo, questo è il sito della nostra associazione, Bicipolitana Network. Andiamo nei menu a tendina sotto, esatto.
progetto Visual City Marketing. Perfetto, quindi allora ecco, questo è, diciamo così, proprio in real time quello che voi potete vedere se volete collegarvi al sito bicipolitana.it/iniziative/progetto Visual City Marketing. Ecco, eravamo arrivati qui. Ecco, praticamente questo è quello che si vede andando sul nostro sito. E tra l'altro, una cosa molto interessante, il comune di San Donato Mille Milanese ci ha dato la possibilità, andando sul sito del comune, sempre di avere la stessa grafica. Vale a dire che il progetto di Visual City Marketing è stato quello di segnalare appunto questi punti importanti sul percorso aureo tramite una cartellonistica innovativa e molto smart. Oramai questa parola è inflazionata, smart, però ci sentiamo diciamo di dirla. Perché? Perché appunto andando diciamo così sul percorso aureo, In questi punti nevralgici della nostra città troverete, sicuramente spero che voi, diciamo almeno i cittadini sandonatesi presenti stasera sappiano di cosa parliamo, avete visto che ormai da 2 anni sono presenti appunto questi cartelloni innovativi nei quali tramite la scansione di un QR code si possono avere informazioni sia su quel luogo sia anche diciamo così, su delle buone pratiche che si possono attuare per migliorare il territorio, vale a dire che ogni punto viene segnalato e soprattutto si può sapere subito le tempistiche, per esempio tramite, voglio dire, una semplice camminata, oppure tramite l'uso della bicicletta, che è un po' la parte fondante della nostra associazione, per raggiungere il punto successivo, oppure il punto iniziale e quello finale, che ricordo sono quelli della metropolitana e dell'ospedale di San Donato. A questo sono associate, voglio dire, il consumo di calorie, quindi anche un incentivo affinché delle buone pratiche come il camminare vengano messe in atto, oppure la diminuzione, cioè il risparmio di anidride carbonica che usando, tra virgolette, il camminare oppure andando in bicicletta verrebbero salvate invece che andare tramite l'auto. Appunto, i punti principali sono la metropolitana di San Donato, con tutta la descrizione, il parco Enrico Mattei, la chiesa di Santa Barbara, per chi non la conosce consiglio di andarci perché è una chiesa anche molto importante per ciò che riguarda l'arte moderna, soprattutto i portali d'ingresso, nei negozi di via Alfonsine. Ecco, fatemi fare un cenno ai negozi di via Alfonsine. Vi ho raccontato prima che noi avevamo chiesto un budget di 18.000 euro. Ce ne sono stati, diciamo, erogati meno di 5.000 e quindi questa parte è venuta a mancare. Noi nei 3 punti principali, vale a dire l'atrio del comune di San Donato Milanese, la metropolitana e l'ospedale di San Donato, volevamo mettere dei touchscreen smart, dei touchscreen nel senso che erano rivolti a quelle persone che, avendo del tempo, non conoscendo così bene il territorio, avrebbero potuto instaurare delle query, delle domande con questo smart screen, per sapere quali erano appunto, o quali sono appunto, gli esercizi commerciali, i negozi più importanti sul territorio. Quindi diciamo che noi avevamo una duplice idea, vale a dire il tempo che una persona poteva spendere sul territorio e cosa volesse fare. Andando a fare il matching, la interpolazione di queste due varianti, si sarebbero dovuti trovare sul territorio, non lo so, uno magari andava all'ospedale a trovare un proprio caro, non conosce il territorio sandonatese, finisce il tempo delle visite o magari arriva prima e avrebbe potuto chiedere: io ho 1 ora e mezza libera, dove posso mangiare un panino? Per il mio caro serve questo e quell'altro, dove posso andare? E la stessa cosa alla fermata della metropolitana o l'atrio del comune. Ciò non è stato possibile e questo ci ha... poteva essere un qualcosa che all'inizio poteva esserci spiaciuto. Poi abbiamo pensato
e tutto questo 2 anni dopo ha fatto sì anche che ci fosse questa serata, abbiamo detto, ma perché se diciamo solo con i soldi pubblici non si riesce a realizzare un'idea che può essere positiva, non ci potrebbe essere un aiuto esterno o anche, tra virgolette, la ricerca di un donor che può andare, che poteva andare a sanare questa mancanza di contribuzione. Partendo da lì abbiamo appunto pensato che forse dovevano essere implementate delle pratiche differenziate di bilancio partecipativo, e questa è una anche delle motivazioni che stasera ci porta qui a diciamo ampliare la platea degli eventuali partner ai quali si possono chiedere eventuali donazioni. Niente, questi sono a tutti gli altri punti, e siamo stati contenti 2 anni fa di avere vinto come terzo posto il bilancio partecipativo. Diciamo così, vi invogliamo, se ancora non conoscete questa parte del territorio sandonatese, che secondo noi è, diciamo così, una parte virtuosa, a conoscerla, e vi invitiamo anche a mettersi in contatto con noi se avete dei dubbi o se volete dare, diciamo, idee e portare avanti anche delle innovazioni, se magari questa, diciamo, la spiegazione che ho appena fatto vi ha fatto nascere, diciamo, idee oppure richieste. Grazie.